Matteo Raccichini, portiere del Campobasso, siete chiusi in casa. Per questa emergenza sanitaria tu vivi a Fermo, le Marche sono una delle regioni più colpite dalla pandemia. È così? Sono molti giorni ormai che noi italiani siamo costretti a dover restare chiusi in casa a causa di questo virus che da quasi più di un mese ha colpito l'Italia. Io vivo a Fermo, che si trova nelle Marche, che è una delle regioni più colpite da questa pandemia, e soprattutto nelle province di Pesaro Urbino e Macerata. Nella mia regione, ma come in tutte le regioni d'Italia, lo stile di vita delle persone è cambiato in questo periodo, poiché dovendo restare appunto chiusi in casa, bisogna organizzare le giornate in modo differente. E anche dal punto di vista lavorativo sicuramente ci sono delle difficoltà, poiché anche in quel settore, quasi tutto si è fermato in questi giorni. Sei stato uno degli ultimi ad arrivare in rossoblù, un'avventura che fino all'ultima partita è stata piena di successi e gare utili. Adesso il blocco, ma bisognava fermarsi. Sì, sono stato uno degli ultimi ad arrivare a Campobasso, poiché sono arrivato a fine dicembre, inizio gennaio. E già prima che arrivassi la squadra stava facendo una buona striscia di risultati utili. E per questo quando sono arrivato nello spogliatoio già c'era un bel entusiasmo e questo ha facilitato molto la mia integrazione all'interno del gruppo, poiché quando c'è entusiasmo, quando arrivi in uno spogliatoio dove c'è già un bel entusiasmo, è tutto più facile. Infatti la mia integrazione è stata facile, anche i compagni mi hanno aiutato molto, sono stati subito disponibili, sin dal primo giorno e mi hanno aiutato molto ad inserirmi nell'ambiente e tutto. Ovviamente, come sappiamo, siamo riusciti a continuare questa striscia di risultati utili e ciò è molto positivo. Ne siamo stati molto contenti, anche perché l'abbiamo sempre detto in spogliatoio con il mister, che noi non dovevamo guardare la classifica, ma dovevamo guardare il nostro percorso partita dopo partita. E l'abbiamo fatto e dei piccoli traguardi sono arrivati, se così vogliamo chiamarli. Ovviamente dobbiamo dire che ancora non abbiamo fatto niente, ma è vero, perché i nostri obiettivi sappiamo quali sono e dobbiamo continuare a dare il massimo. Ovviamente questa sosta, se così vogliamo chiamarla, non ci voleva. Speriamo di tornare al più presto in campo, anche se prima ovviamente dobbiamo pensare alla salute degli italiani e prima di tutto va combattuta questa emergenza. Quando riusciremo a sconfiggere questa emergenza, speriamo di tornare in campo per dare il massimo e continuare questa striscia di risultati utili. Dai palazzi della LND continuano ad arrivare rassicurazioni su una ripresa dei giochi, ma la tendenza verrà dettata ovviamente dalla pandemia in atto. Credi che effettivamente un giorno si possa tornare a giocare? Sì, girano voci che il campionato possa riprendere, non so quando, ma girano queste voci. Ovviamente ogni giorno si sentono notizie che il campionato può ricominciare, il giorno dopo magari dicono che è più difficile. Noi speriamo che possa ricominciare, come ho già detto, prima si pensa alla salute. E se riusciremo a sconfiggere questa emergenza del coronavirus, speriamo di tornare presto in campo, come ho già detto. Noi siamo fiduciosi perché la voglia di tornare in campo ovviamente è tanta. A tuo avviso, gli italiani ne usciranno cambiati nei loro stili di vita quando il peggio sarà passato? Beh, sì, come ho già detto prima, gli italiani già hanno cambiato il loro stile di vita, ma questo è normale in questo periodo. Secondo me, anche dopo che il peggio sarà passato, gli italiani cambieranno il loro stile di vita almeno un po'. Sicuramente
Sicuramente dopo, quando si potrà ricominciare ad uscire, ci saranno ancora delle norme, qualche norma da rispettare. Ad esempio, io penso che per qualche mese dovremo portare ancora la mascherina quando andremo in giro a fare una passeggiata, magari. Ma anche secondo me, dal punto di vista mentale, alcuni italiani cambieranno oppure saranno molto più attenti ad alcuni loro comportamenti. Allenamenti praticamente impossibili. Cercate di allenarvi voi portieri del Campobasso attraverso un lavoro coordinato con le videochiamate. È così? Gli allenamenti sono praticamente impossibili cioè gli allenamenti sul campo ovviamente sono impossibili da praticare. Per questo stiamo cercando di portare avanti i nostri lavori da casa, come stanno facendo tutti, dopo tutto. E io cerco tutti i giorni di allenarmi e da qualche giorno abbiamo anche iniziato noi portieri del Campobasso con il nostro preparatore a fare delle videochiamate per organizzare, per organizzare degli allenamenti coordinati in cui facciamo soprattutto lavori di forza per le gambe. Al di fuori di queste videochiamate cerco di completare, di integrare il lavoro facendo un po' di forza per la parte sopra oppure un po' di tecnica.